tanta tanta luce per la nostra ora solare più che mai, ora solare anche oggi. Sono le ore 14 o quando voi ci vedrete in replica, e la storia che vi vogliamo raccontare è la storia di una ragazza, anzi di una bambina, che attraverso gli anni terribili della guerra e il valore in grande, infinito, meraviglioso del pane, riesce ancora oggi a raccontarci tutto questo. La professoressa Margherita Oggero. Grazie. Professoressa, ha avuto un sussulto. Cos'è? Grazie. È vero. Lo ero. Non lo sono più da parecchio tempo. Ma scusi, mi faccia capire, ma un generale, mica lo chiamano ex generale, un generale è un generale. Generali sono altra cosa, insomma, i prof scadono. Lei è scaduta come lo yogurt, signora? Non sì, credo. Sì, con la mozzarella. Ma assolutamente sì. No. Non le date retta solo da questo punto di vista. Allora, ex insegnante di lettere e come tale scrittrice, dico come tale nel senso... Grazie. Ha saputo farlo molto bene, ma sulla scrittura arriveremo tra poco. Noi, grazie a lei, entriamo in un racconto che è bene che tutti conoscano, perché alcuni lo vedono oramai con i contorni sfumati di quasi di un film. La guerra, la Seconda Guerra Mondiale, sì. Che per lei incomincia quando è una bambina. Quando sono nata praticamente, perché sì. Scusate, io sono nata nel marzo del 40, la guerra è scoppiata in giugno, però io non ho conosciuto mio padre sino alla fine del 43, perché mio padre era già stato richiamato, avevo pochi mesi, quindi quando lui è stato richiamato io non potevo conoscerlo, non avevo idea che fosse mio padre quella persona, certo. Perché avevo pochi mesi. Eccolo qua il papà. Eccolo. E quando è tornato dalla ritirata di Russia, non corrispondeva affatto alle sue fotografie. Io avevo 3 anni e quando lui è comparso in casa, magro come un palo della luce, distrutto fisicamente, e la mia nonna che era con noi ha detto: quello è il tuo papà, la mia risposta è stata: no, non lo voglio, mandatelo via, non è mio padre, non lo voglio, Io dico, signora, le ha fatto paura? Sì. Intendendo con questo, forse lei è stata con quel non lo voglio la testimone sì. più diretta e più sincera di cosa voglia dire la guerra. Certo, che mistifica anche, che trasforma le persone. Le trasforma e crea, oltre a quelli che sono i danni diretti, diciamo, cioè l'aver fatto la ritirata di Russia a piedi dal Don al Brennero, dove finalmente aveva poi trovato una tradotta militare. Quindi distrutto fisicamente, non aveva più un dente in bocca per la vitaminosi, eccetera, eccetera. Però poi la distruzione anche psicologica, non solo quella che gli era toccata in questa ritirata terribile, ma nel fatto che la bambina a cui lui aveva pensato indubbiamente negli anni della guerra e durante tutto questo periodo, invece non lo voleva, lo rifiutava sostanzialmente. Ma perché non corrispondeva A, alle fotografie, certo. E B, perché per me era un intruso sostanzialmente, non corrispondeva all'idea di padre. Allora, arriviamo tra poco al padre e ai nonni che fanno i nonni. I nonni che anche durante la guerra, quando erano presenti, sono stati la salvezza delle famiglie. C'è una storia nella storia, che è quella tenerrima tra sua madre e suo padre. Sua mamma che fin dove ha potuto e finché ha potuto mandava a suo papà... I vasetti di Liebig. Voi ve lo ricordate l'estratto di carne? L'estratto di carne, certo. Che era una rarità in guerra. Era una rarità e costava tantissimo, quindi certo. Mia mamma si dava da fare per riuscire a trovare questo ricostituente, diciamo così, certo. O comunque questo alimento che poteva servire a mantenerlo in vita o comunque a dargli ancora un po' di nutrimento, dato che negli ultimi tempi il rancio era estremamente scarso, naturalmente. Quando c'era. Quindi Liebig e limoni, I limoni, perché i limoni servivano per... aiutavano a disinfettare, certo, aiutavano a dare certo, vitamina C. Sì, vitamina C. Allora, abbiamo visto prima queste fotografie bellissime, che ringrazio la signora Margherita per averci portato, che sono il racconto di una vita che si cercava di tenere il più possibile normale per una bambina e accanto il disastro della guerra. Sua mamma come ha fatto a ricucire
a costruire questo rapporto tra lei e suo papà? Ci sono voluti anni, per la verità, perché probabilmente mio padre, già psicologicamente distrutto, era rimasto, credo, scioccato, pur essendo una persona adulta, quindi capace di razionalizzare, eccetera, eccetera. Però i sentimenti poi non sono razionali. No. E quindi scioccato da questa reazione violenta e anche dal fatto che io per mesi, ma anche per anni, devo dire, cercavo come padre mio nonno e non lui. Quindi c'era anche questa sorta di difficoltà da parte sua di accettare una paternità estranea, sì, che era quella di mio nonno, perché verso mio nonno non appena lui arrivava io lo abbracciavo, gli saltavo in grembo. Suo nonno, che, suo nonno, quanto è bella qui. Suo nonno che persona è stata? Ma mio nonno era un operaio specializzato alla Fiat, quindi per questo non era stato in qualche modo coinvolto nella guerra. Poi comunque aveva già un'età per cui non era più richiamabile, diciamo. E mio nonno era una persona con me dolcissima, era abbastanza burbero in casa, nel ricordo di mia madre, poi anche di mia nonna che gli è sopravvissuta. Ma come sempre, come nonno era un vasetto di miele. Come nonno, certo, era un vasetto di miele, mi portava dei cartoccetti di caramelle, quasi sempre tutte un po' sciolte, insomma. Io non so come si procurasse, perché durante la guerra non era così facile riuscire a reperire dolciumi. E poi, non so, mi portava in bicicletta, mi insegnava tante cose che per me sono state importanti. Per esempio il nome degli alberi. E lui il nome degli alberi, perché lui si arrabbiava tantissimo quando la gente diceva: c'è una pianta, dice, le piante hanno un nome, agli animali date un nome, non dite mica ho visto un animale, dite ho visto un cane, ho visto un gatto, una pecora, una mucca. Però gli alberi per voi sono tutti uguali, perché lui era innamorato delle piante. Quindi ho imparato da piccola i nomi delle piante, in dialetto naturalmente. Poi ho dovuto fare una tabella di conversione. Com'è professoressa in questo? La tabella di conversione è terribile. Bellissima, bellissima. Allora provate per favore, per chi è più giovane e per chi quei tempi se li ricorda, per chi è più giovane ascoltate con fame di parole questa intervista, perché è tutto vero, perché suo nonno aveva le mani d'oro, certo, e sapeva aggiustare di tutto e veniva pagato quando la gente poteva con cose. Esisteva il baratto, quindi il baratto del lavoro contro un cesto di verdura, contro 6 uova, contro 2 litri di latte, 1 litro di latte, dipendeva dall'entità del lavoro naturalmente. C'era la tessera annonaria, La tessera annonaria, certo, la tessera annonaria dava diritto a una certa quantità di alimenti legata al sesso, perché per gli uomini la quantità di alimenti era superiore rispetto a quella delle donne. Perché? E perché la statura fisica o comunque la massa muscolare, in ogni caso gli uomini sono più forti spesso. Le donne però dovevano fare i figli. Le donne dovevano fare i figli, per le donne in gravidanza, però tenga conto che c'era la guerra, di donne che partorissero non ce n'erano tantissime. Cioè noi donne prendevamo comunque di meno. Sì, certo. Che bello. Certo. Sono soddisfazioni. Come si dice, ma al di là di questo, era la guerra. Non entro in polemiche stupide, quindi scusatemi. Però faccio una cosa. Mi fermo. Solo per un istante. La professoressa Margherita ha in mano un libricino che da solo, credetemi, da solo vale tutta la storia che ci sta raccontando, e quindi noi tra poco lo apriremo e vi faremo vedere una cosa. A tra poco. La professoressa Margherita Oggero, che poi arriviamo al perché si è diventata scrittrice, ci sta raccontando gli anni della guerra, seppur vissuti da bambinetta, certo, quindi sì, lei non ha ricordi diretti, va bene? Sì, ricordi li ho, sì, da ma bambina, non però, da bambina piccola, certo, insomma, certo, i ricordi bambina, proprio ricordi della infantili. Quelli infantili, i minimi, i primi ricordi che si possano avere. Un nonno meraviglioso che le ha fatto anche da papà, un papà che per tutti noi, sapete, per tutti noi, perché in quel momento sembrava che fosse la cosa giusta da fare,
va in Russia e fa la ritirata di Russia. Se qualcuno ricorda che cosa voglia dire, tra i più giovani, abbiate in mente che stiamo parlando di una cosa terribile. I rapporti con questo papà, piano piano, faticosamente. Molto sì, lentamente. Molto lentamente. Molto. Però insomma è arrivato il giorno in cui lei gli ha dato un abbraccio. Sì, certo. Come ci voleva, no? Certo, però questa confidenza che avevo con il nonno era un po' una confidenza che andava a scapito di mio padre. Poi tenga conto che la casa nostra, l'appartamento in città, era stato bombardato. Per cui quando è finita la guerra e dallo sfollamento vicino a Torino, adesso è Torino, ma insomma allora era campagna, siamo tornati in città, i miei non avevano casa e quindi hanno dovuto affittare uno stanzone, una specie di rimessa, sfornita di ogni comodità, non c'era neanche una canna fumaria per poterla riscaldare. Per cui mi hanno allocata dai nonni in maniera che io fossi un po' trattata meglio. Però questo ha acuito la frattura in qualche modo, certo. Perché ha reso tutto più lontano. Ma questo quaderno che lei ci ha portato, che cosa contiene? Questo signora? Quaderno contiene gli appunti di mio padre durante la guerra. Intanto un piccolo vocabolarietto di russo, probabilmente. Posso? Certo. Guardate come è scritto. Sì. Guardate la tenerezza. Un po' di russo. Questo non si poteva girare perché le mani erano gelate. E ancora che cosa, signora? E poi c'è tutta la cronistoria, diciamo, della partenza. Prima c'è tutto l'elenco, delle lettere ricevute e rispedite. Lei le ha più trovate le lettere che la mamma? No, perché sono andate perse in tutti questi anni. E poi c'è invece l'andata in Russia con indicati. Guardate, è incredibile. Carmagnola, Piacenza, Cremona, Brennero, Austria, Innsbruck e poi ancora fino alla neve del generale Inverno che tutto sconfisse e che fece sì che questi uomini vedessero, guardate qua, guardate ancora, questi uomini vedessero morire i propri compagni accanto. Allora, chiedo alla professoressa, ai suoi allievi, lei che cosa ha insegnato? Bah, io ho insegnato prima di tutto, quello che richiedeva il programma in qualche modo. Perché e in poi, più? Perché delle cose di casa sua? Delle cose di casa mia, poco. Perché? Poco perché ci va un minimo di distacco professionale, però gli ho insegnato a ridere, credo. Perché mi sembrava che fosse molto importante. Nel senso che prendere la vita con un minimo di leggerezza, con un minimo di ironia, con la capacità di saper sorridere anche nelle disgrazie, non ridere allora, sorridere. O comunque di spostarsi con un occhio un po' laterale, di sbieco, per vedere quello che di piccolo positivo ci può essere nel negativo. Ecco, questo ho cercato di insegnarvi. Io fra poco vi mostro un altro quaderno, anzi è un libro, ma questo libro l'ha scritto la professoressa Oggero, non prima di avervi fatto vedere uno studente che sicuramente farebbe piacere conoscere a questa professoressa. Studia con dei ritmi che non avete idea e ha 96 anni. Guardate un po'. Mi sono iscritto all'Università di Palermo nel 2017, avevo già 94 anni di età. Avevo sempre amato la lettura, la scrittura, da sempre, da ragazzo. Lavoravo e con l'economia andavo a comprare i libri. Ho fatto 42 anni di lavoro nelle ferrovie dello Stato. Mio padre non è che se si rendeva conto che avrei dovuto proseguire gli studi e mi diceva no, allora basta, non possiamo più. Quando io fui posto in pensione, ho fatto numerosi incontri, poi molti corsi di teologia, eccetera, alla fine ho detto no, è il momento di iscrivermi all'università.
rapporto con i ragazzi dell'università è un rapporto straordinario, affettuoso, veramente come dire, affettuoso, direi, ecco. La mattina comincio a studiare alle 9, poi c'è l'intervallo del pranzo, riprendo a studiare alle 16 fino alle 20, alle 20 la cena, e un piccolo intervallo e poi riprendo dopo cena. Questa macchina da scrivere me l'ha regalata mia madre, dovrei passare al computer, l'ho provato per un periodo, però poi sono tornato alla mia macchinetta Elter 32 perché mi trovo meglio. La laurea la conseguirò a 97 anni. Siccome il primo anno si è concluso con tutti i 30 e lode, io il terzo spero di ripetere l'esploato dei primi due anni e quindi dovrei riuscire con 110 e lode. Antonella Ferrara, grazie, grazie di aver incontrato questo formidabile signore. Allora, lui uscirà a 97 anni con 110 e lode. Margherita Oggero è uscita con un libro, guardate com'è grande, è piccolino così. Si chiama Guerra e Pane ed è meraviglioso perché grazie. Lei con due ricette e con l'intera storia della sua famiglia ci insegna che il pane è sacro, che il pane è la cosa più sacra che abbiamo e la famiglia pure. Certo, soprattutto in tempi, adesso si migliora un po', ma di grandi sprechi. No? Per cui il pane si butta via, eccetera, mentre invece durante la guerra, quando è tornato mio padre, quindi aveva bisogno di particolari, una particolare alimentazione, perché non avendo più un dente in bocca, certo, era necessario certo. nutrirlo come certo. si poteva, e quindi lo si nutriva con delle minestre di pane. Però la minestra di pane andrebbe fatta col pane raffermo, se non che in guerra non diventava mai raffermo il pane, no. perché ce n'era troppo poco. Si mangiava subito. Si mangiava subito. E quindi c'era il grande problema di riuscire ad approvvigionarsi sufficientemente di pane per poter fare anche una minestra. Io non vi dico niente di più. Guerra e Pane lo trovate in libreria. Ripeto, guardate, posso signora? Prego, certo. In fondo, credetemi, questi due libri sono uguali. Questo nasce dal sangue versato dai compagni del papà della signora Oggero e da un padre che ha dovuto faticare, oltre a tutto quello che ha faticato per restare in vita, per farsi chiamare papà da sua figlia. Quindi signora, grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie. Veramente grazie. Grazie. Adesso, prima di spostarci, vi faccio vedere quanto sia gigante la signora Oggero. Venga con me. Gigante. Perché lei si è lamentata di essere piccinina, né? Accidenti, venga qua. Sono piccolissima. Venga qua, si metta davanti a me e con questo noi, così, sì. voltiamo pagina perché me la volevo abbracciare. Grazie.